qua sopra, sali. Aspetta, che ti vedono. Hai buttato via tutto? Sì. T'hanno seguito? Ma no, non c'era nessuno, no, dai. Magari non è come dici tu. Sì, te non sai come hanno ridotto Valerio. L'hanno gonfiato. Chi è Valerio? Io non ci ho pensato, sono stato un idiota. Ho fatto una cazzata colossale, ma quelli mi ammazzano. No, no. Ma stai tranquillo, non succede niente, ci sono qua io, no? Sì. Tu adesso hai 15 anni, vero? 16, tra 2 settimane. Ecco, infatti, era agosto 94. Incontri letterari a Mantova. Io avevo letto un mio raccontino e lei era venuta dopo a farmi i complimenti. Non sai che carina che era la tua mamma da Bischella. E insomma, quella notte l'abbiamo passata insieme. E lì è successo qualcosa di speciale, non c'è niente da fare. E infatti ci siamo anche dati appuntamento per vederci dopo, no? Solo che io mi sono dimenticato. Ti sei dimenticato? Sì, sono dovuto partire, insomma. Morale, alla fine ci siamo persi. Lo so che è difficile da credere. Uno psicanalista ne troverebbe mille di spiegazioni. Ma la verità sai qual è? Sciatteria. Guardi, sciatteria. Incuria, disattenzione, trasandatezza, pigrizia, negligenza. Per sciatteria si perdono anche le belle occasioni, sai? Mi sa che a me è andata proprio così. Adesso non mi pare il caso di fare la vittima. No, 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 hai ragione, grazie. No, no. Invece, ci tenevo a dirti che io non sapevo niente di te, non me l'aveva detto. Già ti sei dato così, figuriamoci se lo sapevi. Probabile. Probabile. Guarda che ti capisco se sei deluso, sai? Ma tu pensavi di essere figlio di un famoso boss, invece ti ritrovi sto qua. Smettila. No, c'è una bella differenza invece. Cosa dici? Scendiamo che io comincio a avere un po' di mal di schiena. Cosa ridi? Cosa? Non mi aiutare, anzi che ridere.